In piazza Fara a Punta Secca per dire no al MUOS. Il comitato cittadino No MUOS di Santa Croce, insieme all'associazione culturale Liberamente, in collaborazione con il comune, grazie al contributo di sponsor privati, hanno organizzato una serata dedicata alle problematiche del MUOS, il sistema di comunicazione satellitare ad alta frequenza e a banda stretta, composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in fase di realizzazione in Sicilia, nei pressi della base militare americana di Niscemi. L'evento comincerà con il concerto del duo delle Eliantes, che sono un gruppo folk composto da due ragazze, Fiammetta e Serena. Dopodiché ci sarà la proiezione del documentario Trasmissioni di guerra di Giuseppe Allù e Davide Iacono, che sarà seguito da degli interventi di persone di vari comitati non MUOS della provincia. In seguito suoneranno due gruppi rock, gli Outlaw Balkans e i Mob. L'associazione Liberamente ancora una volta ha voluto dimostrare la propria vicinanza ad una tematica importante come la riteniamo appunto come quella del MUOS. Diciamo che noi ci siamo fatti promotori diciamo del comitato, di quello che poi è stato il comitato che è nato qualche mese fa a Santa Croce Camerina. Abbiamo continuato a seguire la problematica, molti infatti dei nostri membri fanno parte anche del comitato No MUOS e credevamo fosse importante anche la nostra presenza stasera, a dimostrazione che è importante che diciamo, il problema si conosca e che diciamo, la gente sia informata, perché crediamo che non è possibile che una problematica così importante rimanga diciamo, irrisolta e non sia conosciuta soprattutto dalle persone. La bellezza di questi comitati e di queste iniziative è che sono assolutamente trasversali, perché il problema del MUOS non è un problema di partito, ma è un problema di tutta la popolazione. Ben vengano tutte queste iniziative che si fanno in ogni luogo della nostra provincia e della Sicilia, anche perché stiamo cercando di estenderle il più possibile, perché è bene che i cittadini vengano informati. Il momento delle assemblee al chiuso penso che sia già finito. Adesso è il momento di informare i cittadini, la gente che passeggia, che si fa le ferie, e perché il problema del MUOS, come anche questi ragazzi di Liberamente, del comitato No MUOS di Santa Croce hanno organizzato oggi, sono momenti molto importanti e che fanno bene a tutta la nostra Sicilia. Un unico interlocutore per il comparto zootecnico siciliano. Il distretto lattiero-caseario detta le priorità in un momento di grande difficoltà per le aziende ragusane. Ma oggi facciamo l'assemblea territoriale dopo aver fatto quella in videoconferenza a livello regionale. La volta scorsa ci siamo occupati della formazione dei quadri direttivi del distretto. Oggi ci soffermeremo soprattutto sulla questione del bando, un bando che ci è stato così calato a fine luglio e scade il 3 di settembre. È una sfida enorme, conosciamo le difficoltà delle imprese, però vogliamo mettere tutti nelle condizioni di sapere che c'è questa opportunità e nonostante sia stata lanciata in un periodo in cui sappiamo che si ferma tutto, noi siamo qui a fare il nostro dovere e a cercare di cogliere un'occasione che altro non fa che mettere le imprese nelle condizioni di poter sfruttare quei fondi comunitari che fino ad oggi per buona parte sono tornati indietro e sono state sfruttate dalle altre regioni o dagli altri paesi della comunità. La filiera lattiero-casearia è in ginocchio, le difficoltà non mancano, il distretto, aggregando un po' tutti i soggetti interessati, mira in due obiettivi. Uno, quello di aggregare, organizzare e lanciare la filiera attraverso una specifica attività promozionale, l'altra quella di poter utilizzare al meglio le risorse comunitarie, sperando e auspicando che su questa materia così delicata e così importante ci sia una diversa attenzione da parte di chi decide, perché metterci in condizione dopo 4 anni di avere riconosciuto il distretto e farci un bando nel mese di agosto significa quasi una sfida, ed è una sfida che accogliamo e che vogliamo portare avanti con impegno. Oggi facciamo l'incontro territoriale a Ragusa, nei prossimi giorni lo faremo a Bivona, l'altra sede del distretto, come voler dimostrare a noi stessi che ci crediamo, ci vogliamo credere e invitiamo chi è nelle condizioni di farlo di sfruttare questa occasione, che credo sia poi irripetibile perché i bandi si vanno restringendo e le risorse si vanno esaurendo.
Siamo qui nella sede della compagnia Godot di Ragusa, io mi presento, sono Vittorio Bonaccorso, nella doppia veste di intervistatore e di regista di questo spettacolo che andrà in scena il 23 agosto a Cava Pietrafranco alle ore 21. Si tratta di A Modica, grazie Federica Bisegna, la mia collaboratrice, qua siamo insieme alle nostre allieve, si tratta della favola del figlio cambiato. Vuole dire qualcosa signora Bisegna? Niente, la favola del figlio cambiato del nostro grandissimo Luigi Pirandello, ci sarà anche un prologo e un epilogo tratto dai Giganti della Montagna, che è uno dei suoi capolavori assoluti, e la particolarità di questo spettacolo è che, come potete vedere, è una compagnia tutta al femminile, quindi sono ben 11 attrici in scena, perché appunto in qualche modo simboleggiamo quello che è l'arte e la poesia, che secondo noi l'arte e la poesia in fondo sono donna, così come anche la madre, che è la storia anche di questa madre che purtroppo vede scomparire all'improvviso il suo figlio, lo vede scambiato con un altro che non può riconoscere, quindi una storia travagliata che parla di arte, di passione, ma anche di terra, di appartenenza, di identità, quindi di Sicilia. La Sicilia è donna? Credo di sì. È in scena con me, ci sono anche le attrici Jenny Lacava e Valentina Ferrante, e poi queste bravissime allieve del nostro corso di teatro che magari avranno il piacere di dire qualcosa. Vogliamo dire i nomi di queste allieve della compagnia Godot? Anita Pomario. Salve. Che cosa significato per te interpretare, che lei interpreta un ruolo molto difficile, che è quello appunto della madre che perde questo figlio. Sì, è stata una cosa molto complicata, però alla fine ci siamo riusciti. E io dico, voglio dire soltanto di venire a vederlo, perché non è una cosa che si vede tutti i giorni, perché quello che facciamo noi non lo fa nessuno. Giulia Guastella. La prescrizione dei 15 anni. Sì, soprattutto anche perché ci siamo impegnate tantissimo, dopo tanti problemi vari che abbiamo però risolto, perché ci siamo impegnate, perché l'unione fa la forza, abbiamo dato uno spettacolo degno di essere visto. Antonella Cassarino, che nella doppia veste di collaboratrice dietro le quinte e di assistente alla sartoria, a tutto, diciamo una factotum. E di attrice. Niente, per me è un'esperienza bellissima, e invito soprattutto i modicani, visto che ci troviamo a Modica, a recarsi a Cava Pietrafranco per assistere a questo spettacolo. Jessica Trama. Salve, questa è la mia prima esperienza in assoluto nel teatro e spero di dare il meglio giorno 23. Siamo un bel gruppo, abbiamo lavorato tanto e venite a vederci. Saltiamo l'attrice Jenny Lacava, che afona, e salve. E grazie a Tavano. Io vi invito semplicemente perché spero e credo che le nostre emozioni possano arrivarvi, ed è la cosa più bella che riesce in questo caso a comunicare il teatro per voi, quindi spero nella vostra presenza. E passiamo, qui abbiamo Daniela Cascone. Io posso dire che sono molto entusiasta di fare questa esperienza, perché sono già 2 anni che sto qui nella compagnia Godot. L'anno scorso è stato interessante, ma quest'anno ancora di più, perché questo è veramente uno spettacolo che è riuscito in maniera proprio fantastica. E qui diventiamo internazionali, perché abbiamo una francese, Amélie Mastalerz. Niente, io invito tutti a venire, certamente, perché lo spettacolo ne vale la pena. Niente, è veramente bello, non sarete dispiaciuti. E se in più volete vedere una francese recitare un italiano per la prima volta, ci sarò. E Jessica Anzalone. Che dire, hanno detto già tutte le altre. C'è l'entusiasmo, c'è la forza, c'è un bel gruppo. E ci vediamo giovedì. Bene, io a questo punto non mi resta che invitarvi a questa serata d'agosto, di fine estate, si prevede bel tempo, speriamo, e alle ore 21 a Cava Pietrafranco, la favola del figlio cambiato, con 2 brani da I Giganti della Montagna, scena e regia di Vittorio Bonaccorso, adattamento di Federica Bisegna. E sono stato assunto da Telenova, quindi se non mi riesce il teatro posso sperare nella vostra bontà. Grazie. Una nuova location, sicuramente più accogliente, con un forno a legna rotante, unico del suo genere in provincia di Ragusa.
la pizzeria da sport Magna Magna cambia look nella nuova sede di Via Dante, angolo Via Pennavaria, a Ragusa. Niente, le novità sono che automaticamente questo forno riesce a infornare più pizze e nella capacità di 3 minuti esce fuori 19 pizze. Ho la possibilità di regolare la temperatura in base al lavoro, se c'è molto lavoro ho i vari piani di cottura, cottura base, primo piano e secondo piano. In base ai livelli di cottura mi velocizza più o meno la cottura della pizza. Poi niente, il discorso che abbiamo la legna molto a parte per una questione di igiene, sempre unica camera, però è separata da vari tondini d'acciaio per far sì di non far cadere il carbone sulle pizze e quindi può avere un po' di igiene superiore rispetto a un forno a legna con la camera insieme con la unica camera, diciamo. C'è un rullo trasportatore per le pizze, che è il rullo che tra l'altro anche si può alzare. Non è un rullo, è bensì un piano rotante che c'è un pistone di sotto che lo fa girare e ci sono diverse velocità, c'è la velocità per infornare, la velocità per la cottura e la velocità per sfornare. Questo fa sì appunto che le pizze cuociono tutte uniformemente con la stessa temperatura. Tempo medio di cottura circa 3 minuti. Circa 3 minuti, sì, per il tipo di impasto che faccio io e il prodotto finale che voglio realizzare io abbastanza croccante, circa 3 minuti, sì. L'altra novità di rilievo sono i due banchi di lavoro proprio a ridosso del forno. Sì, ho creato questo piano di lavoro per una produzione più veloce ed essere chi sta al forno da solo e non avere intralcio con gli altri colleghi, perché come ben si vede i colleghi lavorano dalla parte opposta di chi sta al forno, quindi con la pala tu sei libero di girare a destra e a sinistra senza avere nessuno accanto e ognuno sta al suo posto, chi è all'uscita, chi stira, condisce. E appunto avere ognuno la nostra postazione. Una struttura sicuramente all'avanguardia in un momento molto molto difficile. Sì, il momento è difficile, però giustamente se uno si arrende è finita, dobbiamo andare avanti. Io ringrazio la mia, diciamo, fortuna, capacità e serietà della scelta dei prodotti che punto tanto alla qualità. Non mi posso lamentare del lavoro che abbiamo, spero che continui così e tutto fila liscio. Il forno automaticamente noi l'abbiamo, cioè noi, l'ho conosciuto io nelle varie fiere che mi vado a fare e poi praticamente gli ultimi mondiali che mi sono fatto l'anno scorso ho avuto il piacere di lavorare tutta la giornata in questo forno e ho capito che era un forno abbastanza professionale, un forno serio, le caratteristiche che cercavo io per avere un prodotto sempre superiore a quello che abbiamo dato fino ad oggi. Sono oltre 172 le specialità ed è sicuramente una delle pizzerie più assortite della città di Ragusa. Sì, sono 172 tra pagnottate, calzoni, scacciatelle, pizze piccanti, pizze bianche, pizze rosse, arrotolate. E poi ci sono le pizze comunque dolci, dalla cannella e ricotta, Nutella e ricotta, Nutella e noccioline. Sono tutte buonissime da assaggiare e da provare. Poi abbiamo i contorni, dalle olive ascolane, mozzarelline, crocchette e patatine, per tutti i gusti. Una pizzeria che diventa un punto di riferimento per il centro storico di Ragusa Superiore. Sì, sicuramente, speriamo perlomeno di essere un punto di riferimento un po' per il centro, anche perché qui al centro comunque manca di pizzerie, diciamo, come questa. Me ne vanto perché comunque è una bella, bella pizzeria, una bella struttura, diversa da quello che c'è in giro. Un intervento di riqualificazione complessivo è sicuramente importante. L'intervento era, questo cos'era questo qua una volta? Un negozio di alimentare forse? Un vecchio negozio degli anni 50-60, prima addirittura per che ci fosse una macelleria, dei locali di vecchia tipologia del centro storico di Ragusa, in brutte condizioni perché da tanto ormai non è utilizzato. Il signor Articolo ha avuto il coraggio di acquistarlo, giusto, e di trasformarlo con tanti sacrifici.